Presidente, allora, un momento bello, perché quando si può tornare fisicamente all'interno di un museo è una cosa importante, ma anche un segnale chiaro, non è che i musei civici sono stati fermi durante il lockdown. No, hanno lavorato molto durante il lockdown perché hanno continuato a lavorare e a fare conservazione, a ripensare quelli che sono gli allestimenti per dare sempre qualche cosa di nuovo ai visitatori. Quindi chi è già venuto viene nei musei e troverà delle cose nuove, quindi è come venire a dei nuovi musei. E proprio in questa mattinata l'idea è di far vedere quello che si può visitare in maniera, come dire, sì, rivisitata? Sì, nella collezione Morandi abbiamo una nuova mostra sulle nature morte, e sono stati individuati 11 opere, ma la cosa molto bella è che ci sono anche gli oggetti autentici che ritroviamo in queste opere, così come ci sono i pigmenti, così come c'è la tavolozza dei colori di Morandi, e quindi è come entrare nel discorso del colore di Morandi. E poi dopo, nell'area delle collezioni permanenti contemporanee, invece, abbiamo aperto le finestre su via Don Minzoni e quindi creato una galleria che prima di fatto non esisteva, e poi dopo si è lavorato su alcune sezioni nuove come l'informale, come la poesia verbo visuale. Perché Morandi, che è un artista complesso e segreto, e in questo spazio di approfondimento va appunto visto e rivisto, e abbiamo incentrato il focus sulla natura morta di oggetti della maturità di Morandi, ovvero dal 53 al 64, l'anno della morte, perché in questo periodo l'attività di Morandi si intensifica, realizza più della metà della sua intera produzione in questo arco di tempo, e abbiamo voluto scegliere 10 quadri, sono 8 oli e 2 acquerelli, per focalizzarci con l'attenzione sulla composizione, sul ritmo e sul colore, altro aspetto importantissimo di Morandi. Morandi è un maestro dei toni, nella ricerca della gradazione dei toni col colore definisce le forme, ma il colore di Morandi è anche luce. Non c'è un angolo, una pennellata che non sia una vibrazione di toni e di luce. È impossibile contare quanti tipi di verde, quanti tipi di grigi e di bianchi ci siano nei suoi dipinti. Quindi la novità anche che abbiamo potuto portare degli oggetti e degli strumenti del suo lavoro dallo studio, quindi abbiamo qui una ricostruzione con gli oggetti originali di una tela di Morandi, è molto utile per vedere anche come lavorava sulle proporzioni. E poi abbiamo i pennelli, i colori, la tavolozza che ha colori sgargianti che sorprendono se pensiamo alle dominanti di grigi e di bruni delle sue tele, ma Morandi usava moltissimo colore, e lo possiamo vedere anche nei vasi di colore in polvere che ci sono in bacheca. Ne abbiamo portati qui alcuni, ma nel suo studio ce ne sono ancora tanti. Amava prepararsi i colori da solo, li macinava e li diluiva con solventi, e anche di questi abbiamo degli esempi in vetrina. E poi ci sono dei documenti, delle lettere, delle cartoline che scriveva ad amici collezionisti, critici, e che lo aiutavano nel reperire i colori che durante anche la guerra, i periodi di guerra, sia i primi anni del secolo scorso ma anche negli anni 40 e 41 scarseggiavano. Quindi Luigi Magnani, noto collezionista che era molto amico di Morandi, da Londra gli porta una lista completa di colori: l'azzurro cobalto, il rosso lacca di garanza, il giallo di cadmio. E così Brandi, al quale scrive una lettera bellissima dove entra proprio nello specifico delle caratteristiche tecniche del colore che gli occorre. Tutte testimonianze importanti della rete di relazioni che tesseva Morandi intorno a sé, e di come fosse grande anche nell'aspetto del colore. Non è un modo del tutto nuovo, perché i musei naturalmente devono restare fedeli alla loro tradizione, hanno uno scopo di divulgazione didattico che non devono tradire, però possono rinnovare le storie che raccontano, ampliarle, e questo è stato il lavoro a cui ci siamo dedicati in questi mesi, cercando di dare nuovi contenuti, di far vedere
le opere non tutte conosciute al grande pubblico che possediamo, però appunto mettendole in una prospettiva che può arricchire le narrazioni che fanno parte della storia dell'arte, senza tenersi rigidamente a quelli che sono gli schemi di un manuale. E proprio il tentativo di mostrare le relazioni, i rapporti che esistono tra gli artisti, le amicizie che ci sono tra artisti e critici, con l'ambiente che, in cui crescono proprio questi fermenti creativi. Questo è stato un po' lo scopo che avevamo nel riallestire le collezioni, e speriamo di esserci riusciti in un ambiente totalmente rinnovato, perché il museo ha proprio cambiato aspetto grazie all'apertura di finestre e con questa luce naturale che ci permette finalmente di esporre le sculture e di renderle correttamente leggibili.